Amici, benvenuti a quest'ultima puntata inerente alla vita e le opere dell'egittologo Giuseppe Botti, mio prozio. Questo finale riguarda il periodo che abbiamo definito periodo romano. Questo frangente di vita inizia tra la fine del 55 e l'inizio del 56, quando il nostro egittologo ha modo di vincere il concorso per la cattedra di egittologia all'Università Statale di Milano. Questo è un evento molto importante e significativo sia per il nostro egittologo sia per l'egittologia italiana come istituzione a livello universitario. Tant'è vero che dai documenti che ho avuto modo di trovare e di radunare durante le mie ricerche è emerso che questo concorso per una cattedra di egittologia era il primo in Italia, proprio il primo come concorso di tal genere. Giuseppe lo ha vinto. Grazie ai suoi titoli, alle sue pubblicazioni che in quegli anni, proprio tra la metà degli anni 40 e la metà degli anni 50 erano divenute sempre più numerose e avevano acquistato un grande credito nell'ambito dell'egittologia internazionale, soprattutto per quel che riguarda gli studi sul demotico. Questo concorso a questo concorso avevano partecipato anche altri due egittologi e uno di questi, che è Sergio Donadoni, che poi è diventato un riferimento per quel che riguarda l'egittologia non solo italiana ma mondiale, uno di questi è appunto è arrivato secondo, subito dietro al nostro Giuseppe. Considerate che in quegli anni Donadoni era, non dico agli inizi della sua carriera, ma quasi. Aveva già la libera docenza all'Università di Milano e il fatto che Giuseppe si sia presentato per questa candidatura ha un po', secondo me, spiazzato tutti, perché lui era già anziano in quel periodo, tant'è vero che la sua carriera come docente universitario è stata piuttosto breve, dal 56 fino al 65, quindi praticamente neanche 10 anni di docenza, sia come titolare che poi dopo anche come nei corsi di perfezionamento della scuola orientale dell'Università La Sapienza. Ecco, l'Università La Sapienza, perché? Perché non Milano e perché La Sapienza? Beh, ecco, questo è un argomento piuttosto
come dire, delicato, nel senso che, mettiamola così, per accontentare tutti e due, sia il mio antenato che era, ha vinto il concorso e quindi avrebbe dovuto essere collocato nell'ambito dell'Università di Milano, ma facendo questo il Donadoni, che era già libero docente a Milano, si sarebbe trovato spiazzato, quindi si sarebbe trovato in una condizione di non più privilegiata, e quindi a livello ministeriale si è addirittura studiato di trovare un escamotage che sarebbe stato, come dire, un modo per favorire entrambi, sia il mio antenato sia il Donadoni successivamente. E cosa è successo? Si è creato apposta per Giuseppe Botti una cattedra universitaria all'Università La Sapienza di Roma. Lui è stato collocato lì come docente e il Donadoni ha continuato ad insegnare come libera docenza a Milano per quei pochi anni, perché poi sono stati quei 5-6 anni che lui ha insegnato a Roma come docente titolare, e poi è andato in pensione e ha continuato ad esercitare l'attività di docente, ma non più come titolare della cattedra. Thank you.